Bene, ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca proprio con il primo servizio. Attualmente in isolamento abbiamo 16.220 persone. Sono persone che sono l'esito del grande lavoro dei tamponi, di tutto quello che è poi l'identificare, isolare i contatti e quant'altro. Di questi 5.948 sono positivi. In questo momento in Veneto identificati con la modalità dei tamponi sono 5.948 cittadini. I ricoverati stanno crescendo, i ricoverati, siamo sull'ordine di un centinaio al giorno e questa è una delle prime preoccupazioni che abbiamo, perché siamo a 1.622. 1.622, lo ricordo perché si fosse perso per strada, o lo ricordo anche a qualcuno che cerca di banalizzare tutta questa attività, vogliono dire due ospedali di provincia. Due ospedali di sede provinciale, mediamente un ospedale provinciale ha migliaia di posti letto. Ci siamo quasi, perché qui sono già 800, due ospedali e 800 posti letto. Questi sono posti sottratti alla degenza normale, alle cure normali dei nostri cittadini. Questo spiega perché non più tardi di due settimane fa, per molti in maniera incomprensibile, noi abbiamo deciso di dare una contrazione ad alcune attività ospedaliere, perché il nostro modello ci diceva questo. Se noi non avessimo contratto due settimane fa, in tempo di pace, le attività ospedaliere, pensate che abbiamo ridotto l'attività chirurgica e l'abbiamo salvaguardata solo per gli oncologici, per i gravi, per i politraumatizzati, piuttosto che altre attività, oggi avremo il problema di non avere più posti letto negli ospedali. La sfida resta sempre quella di far trovare l'ultimo posto letto e l'ultimo paziente che ne ha necessità. È la sfida che non ci fa dormire, che ci inquieta e che ci porta ovviamente tutti i giorni ad affinare la strategia. Tant'è vero che di questi 1.622 posti letto occupati, 304 sono i cittadini in terapia intensiva. E questo è il numero che ci inquieta di più, perché qui vuol dire respiratori, vuol dire staff di intensivisti specializzati, vuol dire professionalità, vuol dire tutta una serie di attività assieme alle malattie infettive e alla terapia subintensiva che noi facciamo. Tra l'altro magari vi porterò il numero dei letti di terapia subintensiva per darvi un'idea anche di quanto si fa prima di arrivare all'intensiva, perché noi i pazienti li prendiamo in carico da subito. 304 posti letto sono sostanzialmente, per darvi una dimensione, un po' di meno dell'occupazione che ordinariamente la regione ha per le sue attività. Cioè vuol dire infarti, trapianti, interventi chirurgici e quant'altro, cubano poco più di sui 494 posti che abbiamo, diciamo, da un coefficiente di riempimento poco più alto di 304. Quindi vuol dire che stiamo già praticamente intaccando tutta la capacità della terapia intensiva già in essere in Veneto. I dimessi sono 381, è l'unico raggio di sole in mezzo a questi numeri. 381 persone che escono dall'ospedale e noi consideriamo guarite. E infine, la nota più dolente, i morti. Sono 216 persone che in questo momento hanno perso la vita. Oggettivamente non vi posso dire che siamo felici di questi dati e con altrettanta obiettività, i veneti penso e spero che abbiano sempre apprezzato la sincerità, a volte anche dura, di questi punti stampa, è quello di dire che noi abbiamo una crescita costante, lenta, che per carità ci permette di essere molto più reattivi e più performanti nelle curve, ma c'è. Arriveremo a un punto che se non si ferma avremo la difficoltà di far trovare un letto libero l'ultimo paziente che ci chiede il letto. Non vogliamo arrivare a questi livelli, per cui ci stiamo attrezzando anche oggi nella riunione di questa mattina con i direttori generali. Vi ricordo che al mattino alle 10:30 noi facciamo sempre una videoconferenza che succede a quella, diciamo, segue a quella della Protezione Civile Nazionale, che è delle 9, e c'è anche oggi nella videoconferenza con i direttori, abbiamo parlato di molti problemi, ma soprattutto dei posti letto.
L'emergenza è quella di creare dei posti letto di terapia intensiva, ne abbiamo già 825. Ce li abbiamo sulla carta e siamo in attesa di un carico di 50 respiratori che abbiamo comprato in Svizzera, che è per strada. Se qualcuno non ce lo blocca per strada, ha già passato Milano, e sono 50 nuove speranze di vita. E poi aspettiamo ancora i famosi respiratori che abbiamo chiesto. E noi sapete che siamo una delle tre regioni maggiormente colpite dal coronavirus. Da subito abbiamo chiesto in tutte le riunioni 200 respiratori al governo, quindi alla protezione civile. Ad oggi ne sono arrivate una cinquantina, poco meno di una cinquantina, ad oggi, dopo un mese. Siamo molto preoccupati per questo, e non è polemica, ma è un intervento costruttivo per dire che la nostra programmazione si è sempre basata sul fatto che questi respiratori dovevano arrivare. Quindi capite che nell'ottica, nel bilancio degli arrivi dei respiratori, è fondamentale che arrivino respiratori. Noi ci siamo mossi, ovvio, in autonomia anche per comprarne. Qualche acquisto è andato a buon fine, però oggi questa è la strategia. E vi dico che abbiamo dato disposizione agli operatori nel frattempo di provvedere anche alla confisca, brutto termine, al prestito di tutti quelli che sono i respiratori negli studi veterinari. E non vorrei inquietare qualcuno, non è che si usano, il respiratore è una pompa e il device è un altro, nel senso che il tubo, il resto, non vorrei che qualcuno pensasse che fosse un unico. Stiamo parlando della parte meccanica. Spieghiamo questa cosa che la gente pensa. Che la parte meccanica e i respiratori negli studi veterinari sono tutti per uso umano. Reparto di chirurgia di Sadona di Piave sgomberato per un giorno per un paziente risultato positivo. A dimostrazione che ormai nulla e nessuno è da ritenersi immune al contagio, fino a quando questa epidemia o pandemia che sia, non sarà contenuta e poi sconfitta. Un episodio avvenuto proprio all'ospedale San Donatese. Il campanello d'allarme è scattato sabato sera a un paziente che era stato sottoposto a un intervento chirurgico, manifestata un stato di febbre e così una cosa considerata tutto sommato usuale come conseguenza di un'operazione chirurgica, solo che con le ore il malessere non passa e così i sanitari hanno deciso di sottoporre il paziente a radiografia al torace e al tampone. Da entrambi gli esami è emersa la positività al Covid-19. A quel punto è scattata l'operazione come da procedura, che ha previsto il trasferimento della persona risultata positiva all'ospedale di Jesolo. Quindi tutti gli altri pazienti del reparto sgomberato al nosocomio di Porto Gruaro. Ultimo step, la sanificazione completa del reparto dell'ospedale San Donatese. E intanto sale ancora il numero dei contagi, anche se nell'ultima giornata si è registrato un freno, 10 positivi contro i 53 tra sabato e domenica. Tra le persone decedute tra domenica e ieri, la maggioranza delle persone contagiate è risultata asintomatica. Di queste, 128 sono in isolamento domiciliare, le altre 66 ricoverate in ospedale con sintomi. La distribuzione dei contagi interessa 20 comuni del Veneto orientale, con una situazione mista, tra cui si trova a Porto Gruaro con 36 persone, 65 a San Donà e poi ancora 7 a Meulo, 8 a Fossalta di Porto Gruaro, 8 a Eraclea, 4 a Concordia, 2 a Caorle, 5 a Cavallino Treporti, 1 ad Annone Veneto, 2 a Noventa di Piave, ancora 12 a San Stino di Livenza, 2 a Teglio Veneto, 3 a Torre di Mosto e 7 a Gruaro. Mi è stato chiesto di dare un'interpretazione, di commentare il DPCM uscito nella notte del 22 marzo, che limita ulteriormente le libertà di movimento dei cittadini e delle imprese. Pertanto me lo sono riletto, me lo sono visto bene, mi sono guardato i riferimenti normativi e quindi ora che lo conosco approfonditamente provo a commentarlo. Ma una riflessione bisogna farla, anzi forse è l'unica riflessione che bisogna fare, cioè cercare di capire in che contesto è stato scritto.
Se questo decreto, se questo dispositivo di legge, a differenza di tutte le altre leggi che sono state emanate da questo Stato, ha anche un'anima. Tutti gli altri dispositivi sono freddi. Questo che è stato scritto in un contesto che tutti noi purtroppo conosciamo bene, che è questo, che è quello di questa pandemia sconosciuta, incontrollabile ed ingestibile, che porta sempre più cittadini negli ospedali, che li porta nelle terapie intensive e purtroppo che li porta anche alla morte. Ecco, il decreto è stato scritto in questo contesto e credo con un unico obiettivo, quello di rallentare l'effetto, la diffusione di questo virus. E chi ha collaborato alla sua stesura, che credo siano tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, i sindacati, tutte le parti sociali, siano ben consce che un'economia senza cittadini non esiste. Un'economia che gira col motore al minimo, invece per alcune settimane siamo in grado di sopportarla. Quindi l'obiettivo, l'anima di questo decreto è quella di garantire i servizi minimi necessari alla filiera dell'agroalimentare, alla sanità indispensabile e alla vita del singolo cittadino, nulla di più. Risposto a questa domanda, sviluppata questa riflessione, me ne è sorta immediatamente un'altra. Ma che senso ha andare a leggere tra le righe di questo decreto se prima non ci chiediamo se la necessità di uscire da casa è improcrastinabile? Indifferibile, assolutamente necessaria, vorrei dire quasi di vita o di morte. Perché se la risposta a questa domanda è no, è inutile andare a leggere il decreto. È inutile andare a leggere il decreto, mi ripeto, perché se la risposta è no, dobbiamo stare a casa. Si sta a casa, decreto o non decreto, permesso o non permesso. Buonasera, sono il dottor Fratto e in questa occasione volevamo fare un po' il punto sulle mascherine. Cerchiamo di distinguere quali possono essere le mascherine adatte alle popolazioni e quali magari agli operatori sanitari. Innanzitutto c'è da vedere due tipi di mascherine fondamentali, che sono quelle chirurgiche, classiche, che si usano anche in sala cosiddetta operatoria, o le treveli, possono essere di tessuto o di vari altri tessuti o materiali in grado di filtrare. Sono utili per le persone infette o potenzialmente infette, quindi un po' a tutta la popolazione in generale, per evitare di diffondere il cosiddetto droplet, cioè le goccioline di saliva che possono uscire. Non sono invece adatte molto a proteggere perché appunto l'aria può essere incanalata attraverso il naso e dalle feritoie laterali. Per cui non sono le più adatte, per esempio, per gli operatori sanitari, ma possono andare benissimo per la popolazione, per esempio per recarsi alla spesa, perché così abbiamo un'ulteriore difesa ad eventuali contagi da persone potenzialmente infette. Un altro tipo di mascherina usata può essere quella considerata FFP2. Anche le FFP3 possono essere molto interessanti, ma sono generalmente utilizzate, specialmente quelle con le valvole, dagli operatori sanitari nei reparti ospedalieri durante operazioni a livello particolare, per esempio broncoscopie o intubazioni, quindi non sicuramente adatte alla popolazione non sanitaria. Da questo punto di vista, le FFP2 vengono indossate generalmente in questo modo: viene prima inserito con attenzione il mento
e poi i due elastici e fissando alla fine molto attentamente questa parte sul naso. Questo tipo di mascherine è adatto agli operatori sanitari, quindi farmacisti, medici o a chi assiste malati con Covid o potenzialmente molto infetti, per cui non è sicuramente una mascherina che è necessaria alla popolazione quando va a fare la spesa. Quindi ottimizziamo le risorse, le mascherine se le trovate vanno benissimo eventualmente per evitare il contagio se andate a fare la spesa, quindi come cautela negli altri, se avete problematiche più importanti come l'assistenza a qualcuno ammalato di Covid, l'ideale sarebbe poter avere una mascherina filtrante di tipo FFP2. Le FFP1, anche per i costi, sono sconsigliati e sono poco più di una mascherina chirurgica. Spero di essere stato chiaro, buona serata a tutti. Buongiorno, anche oggi è quasi passato e ci avviciniamo sempre di più verso la fine di questo brutto periodo. Ogni giorno abbiamo bisogno di qualcosa, stiamo sicuramente a casa, però proprio perché abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo anche andare a fare la spesa, dobbiamo recarci nei negozi e nei supermercati, in fila ordinata, a distanza di sicurezza, muniti di tutti i dispositivi, mascherine, guanti o comunque protetti con una sciarpa, entriamo nei locali per acquistare quello che ci serve. E lì troviamo il personale, sempre attento, sempre gentile, che rispettando le prescrizioni, quindi imponendoci di tutelarci l'uno con l'altro con rispetto delle distanze, personale munito di mascherine e di guanti, ci aiuta nell'ordinario. L'abitudine di andare ad acquistare è un'abitudine che diamo ormai per scontata, ma non c'è nulla di scontato e soprattutto non c'è di scontato che le persone siano gentili con noi. Il mio grazie oggi va a tutto il personale dei supermercati, alle commesse, ai commessi che ogni giorno con grande dedizione sono a nostra disposizione. Stamattina uscendo di casa ho fotografato alcune violette del mio giardino. Per il personale dei supermercati, per i commessi, per le commesse, avrei voluto portare almeno un fiore. I fioristi sono chiusi, non lo posso fare. A voi queste violette in segno di riconoscimento e di gratitudine per quanto tutti i giorni state facendo. Grazie ancora e vedrete che tutti insieme ce la faremo. E per tutti coloro che non devono andare a lavorare, stiamo a casa, rimaniamo a casa, a correre in bicicletta oppure a piedi, possiamo andare anche tra qualche giorno. Non mettiamo a rischio la nostra salute e la salute degli altri, restiamo a casa e a tutti quando andiamo a fare la spesa. Guardiamo con gratitudine le commesse dei commessi perché sono lì per noi, protetti in questo momento di difficoltà, protetti ma per noi. Grazie ancora. Da diversi anni a San Donà ci sono tre associazioni culturali islamiche, la prima Associazione Culturale Islamica per la Pace, la seconda Ar-Rahma e la terza I Pacifici. Qualche giorno fa mi hanno contattato i responsabili di queste associazioni per dirmi che avevano avviato una raccolta di fondi a favore della protezione civile e quindi della città di San Donà come segno del proprio sentirsi parte di questa comunità. Io volevo ringraziare i responsabili ma anche tutti i soci di queste associazioni per il gesto che hanno avuto, confidando che possa essere emulato anche da altri cittadini o associazioni. Gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna, c'è Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Ci fermiamo qui con questa edizione. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media 24 con i nostri live e i nostri servizi. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e a risentirci alla prossima.